20 normale, 20, 20. Ci sarà la defezione di Rigoni, sì, solo Rigoni e Cosentino. Ah, Rigoni e Cosentino, sì. Ma Rigoni è una scelta anche in vista degli impegni ravvicinati? No, è una scelta sperando che possa essere pronto per martedì, e tutto dipenderà se si allenerà domenica e lunedì. Quindi, avendo problemi di infiammazione, è rimasto fermo, rimane fermo fino a questi giorni qua, fino a domenica. Domenica dovrebbe riprendere ad allenarsi, vediamo se poi è in grado di essersi martedì oppure aspetterà ancora un po'. Il suo sostituto l'hai già scelto oppure c'è ancora qualche dubbio? Ancora qualche dubbio, me lo porto fino in fondo. Sono orientato su Scavone, però voglio vagliare fino in fondo. L'alternativa Sciala, sì. Il resto dell'11? L'11 gioca Morganella, Lisuzzo, Ludi e Gemiti, Porcari, Marianini e Scavone o Sciala interni, Motta, Bertani e Gonzales. Quanto ruolo di te in panchina? La panchina? No, vabbè, Fontana, Geller, Gigliotti, Sciala o Scavone, Tascek, Gigliotti e Rubini. Quindi Ventola no. Viene via con voi o Ventola? Viene via con voi, sì. Un bel segnale. Sì. Veniamo per Fuascoli, con il nuovo allenatore e con grandi ambizioni. Con grande motivazione. Sicuramente sì, è un cambio di guida tecnica, già è un po', magari può essere una sorpresa il modulo, visto che ha sempre giocato con un 4-4-2, leggendo i giornali potrebbero schierarsi in maniera diversa, non abbiamo punti di riferimento su come possono muoversi, intendere il 4-3-3. Questo però è una squadra che deve essere organizzata, non deve aver paura di questo, però perdi alcune situazioni che magari potevi pensarle prima. È un motivatore importante, Castori intendo dire, e la squadra sicuramente avrà voglia di togliersi, di far punti, perché è ultima in classifica, hanno avuto anche 3 punti di penalizzazione, quindi sicuramente saranno molto, molto caricati. C'è una città che vive per il calcio, che è Ascoli, realmente si sente proprio questo attaccamento, e leggo anche sui giornali che non avevo dubbi di questo, che era la gente allo stadio a incentivare in maniera massiccia i giocatori, quindi mi aspetto un bel ambiente caldo. Ho lasciato per ultimo, ma esattamente perché è da mettere davanti, che il valore tecnico di questa squadra non è sicuramente da ultimo posto. Hanno avuto delle vicende magari societarie che possono far perdere certi equilibri, ma nelle prime 5 partite di campionato queste hanno fatto non bene, molto bene. Veniva considerata una delle rivelazioni della Serie B. Quindi dobbiamo soprattutto rispettare loro, perché poi l'ambiente esterno alla fine è importante, ma poi sul campo vanno a ripercettare. La sua esperienza ad Ascoli, mister, ti ricordi? La mia esperienza è sicuramente di soddisfazione di essere stato chiamato alla guida di un club della massima categoria. C'è l'amarezza magari anche di un esonero, ma dentro tante cose positive, dal rapporto con i giocatori, con la società stessa e anche con l'ambiente, con i tifosi, perché non ci sono mai state grosse problematiche, peccato non essere riusciti a fare dei risultati. Quell'anno l'Ascoli è retrocesso, malgrado l'arrivo di un allenatore esperto, malgrado 6 innesti a gennaio, quindi, e io ho fatto debuttare in 11 partite 13 giocatori, quindi questo dice in gran lunga che eravamo magari una squadra ancora da completare e soprattutto da far maturare. Perché oggi sono quei ragazzi importanti che oggi giocano in buone squadre, che c'erano in quella squadra, cito la Loppa, Ruberti, per dire dei nomi. Mister, 6 punti di vantaggio
formati e i programmi non cambiano. La salvezza rimane l'obiettivo principale. L'obiettivo principale rimane la salvezza, se pur di vantaggio ci fanno andare ad Ascoli con le stesse motivazioni che se ne avessimo avuto io uno o se fossimo stati noi indietro di un punto qui. Perché questa squadra ha questa mentalità, fortunatamente lo dico, se la porta appresso dal campionato scorso, e quindi andiamo ad affrontare la nostra partita tranquilli, sereni, a viso aperto, cercando di dare il massimo, sperando di poter ottenere più punti possibile. Non ci cambia nulla, noi ragioniamo veramente così alla giornata, perché il resto sono solo parole, possiamo dire tutto. La realtà è sempre lì sul campo, prima durante la settimana, che sembra sempre un fattore così, che si parla per dire banalità invece la realtà, e poi quello di affrontarsi, misurarsi con una squadra di fronte agli altri ragazzi. Siamo consapevoli che sta facendo molto bene, ma altresì proprio partendo dalla partita di Ascoli, che sono tutte partite molto equilibrate, sono partite perché una è nettamente più forte e domina l'avversario. Noi sappiamo di essere una buona squadra, ce la giochiamo con tutti, ma poi dobbiamo rispondere al proprio campo. Oggi ci dice bene e spero di continuare. Sarà importante riuscire magari a metterli sotto pressione all'inizio, subito all'inizio, per magari sgretolare il loro entusiasmo. La pensi così anche tu? Oppure sì, è un fattore importante non fargli prendere fiducia, non fargli prendere entusiasmo, metterli un po', però. E ripeto, noi andiamo avanti con il nostro modulo di gioco, non abbiamo mai cambiato, andremo all'Ascoli per cercare di far partita noi, cosa che abbiamo sempre cercato di fare, alcune volte ci è riuscito, alcune volte no, la mentalità è questa. Chiaro che se riusciamo a prendere fiducia e entusiasmo a una buona squadra, lo ripeto, è tutto, allora ci potrebbero mettere in grossa difficoltà, altrimenti potremmo metterli noi, però mi aspetto una partita equilibrata, non mi aspetto nulla di trascendentale né da una parte né dall'altra. Se vincete sono 6 di fila come Piola nel 47, come Novara di Piola nel 47-48, e per lei sono le 100 vittorie in carriera. Il suo commento. E speriamo che possa succedere questo già domani, ma non tanto per le partite su Piola, non tanto per le mie 100 eventuali vittorie, ma bensì perché Novara vuol dire che sta continuando a far bene, che è l'unica cosa che mi preme. Non guardo mai i numeri, non guardo mai statistiche, non guardo mai fattori personali, metto sempre la squadra davanti a tutto. Poi Salina, quel Novara di Piola. Speriamo che succeda anche questa volta, però ripeto, mediaticamente, statistiche, tutte cose vere, poi domani gioca Sommese, gioca Gemiti, giocano questi giocatori, gioca più Piola, non gioca Tesser, giocano quei ragazzi lì in campo che domani se ne vanno a confrontarsi e misurarsi. E poi ti sta tornando un po' più ai giorni nostri, la scelta fra Scavone e Sciara, ecco, quali sono i criteri che la guidano a scegliere uno piuttosto che l'altro? No, la valutazione sta di avere un giocatore per questa partita un pochino più calda, secondo me, sulla carta, come Sciara, un giocatore più esperto, questo è rispetto a Scavone. Però vai a toccare un pochino l'equilibrio di squadra sotto l'aspetto tecnico, perlomeno. Scavone ha un po' più di qualità tecnica rispetto a Sciara, meno intensità, meno esperienza, meno agonismo, sono giocatori differenti, e mantieni un pochino invariato il modulo nostro rispetto a quando gioca rigore. Con Sciara, che comunque ha la personalità, perché Sciara ha giocato pallone a livelli importanti, internazionali, ha giocato anche con la nazionale svizzera, quindi non è che non ne abbia di qualità, però hanno caratteristiche diverse, potresti avere un po' più, al di là di essere prevalentemente un incontrista, più personalità, più forza, più corsa. E questo è un po' meno qualità. Ecco, questa è il minimo di differenza. Lisa, buongiorno. Buongiorno. Praticamente voi giocate sempre con il trequartista, no? E nelle gare in cui avete un po' sofferto, si può dire l'inizio a Torino, magari il primo tempo con l'Atalanta, sono state poche, Varese fa un po' storia a sé come partita.
le squadre sembrano non aver ancora trovato le contromisure per il vostro atteggiamento. Lei come lo attaccherebbe il Novara? Come attaccherebbe una squadra che gioca insomma in maniera così offensiva, con due interni comunque che si propongono, trequartista, due punte veloci? Lascio gli altri il pensiero, sono pensieri diversi. Abbiamo visto Mondonico che la settimana scorsa l'ha interpretato in una maniera uomo, che poi si fa anche difficoltà perché ce ne sono tante squadre che interpretano questo, e è una novità che crea delle problematiche, tanto per dirne una. Però io penso sempre che sia una mentalità di una squadra, anche chi ci viene a affrontare, che nessuno, e non dico nessuno, viene per cercare. Sì, chiaro, cerca di limitare le fonti di gioco, questo è normale che sia questo, però io ho visto tutte le squadre sedute qua da noi o che abbiamo giocato contro Cittadella, tutte cercano di fare la loro partita. Poi è chiaro che ci sono magari si cerca, anch'io ci vado a, quando c'è qualche giocatore della squadra avversaria, a cercare di limitare, ma mai, però personalmente non vado mai a snaturare la mia squadra per cercare di tamponare loro, a meno che non mi senta in inferiorità, che sia in difficoltà. Ma nella partita iniziale, in una partita, l'analisi che vado a fare, non mi è mai chiesto.